Grazie a te, anche stasera siamo insieme e grazie siano rese al Signore, solo al Signore. E anche questa è un'occasione buona per nutrirci della parola di Dio. Voglio ricordarti che nutrirsi della parola di Dio vuol dire permettere alla nostra fede di crescere, quella fede di Dio che è soprannaturale, perché la parola di Dio è soprannaturale viene nel nostro cuore, produce la fede, si attiva la fede. La fede non è nella mente, la fede è nel cuore, che poi agisce di conseguenza perché la parola di Dio diventa viva, si sviluppa, cresce. Così come il grano quando lo mettiamo nella terra si apre e ne viene fuori una pianta, Nasce la pianta della fede nel nostro cuore. Attraverso il seme della parola di Dio nasce la pianta della fede. E cresciamo di fede in fede. Più mettiamo la parola di Dio nelle nostre, nei nostri cuori, più la nostra fede cresce. Perché si aggancia per portare la parola che diventa vita nella nostra vita. Vuoi un esempio? Il Signore, se noi leggiamo un verso, il Signore provvederà ai nostri bisogni. È una parola che viene dal Signore. Quando noi la leggiamo, quando noi la meditiamo, tutto a un tratto sentiamo in un momento eh, che stiamo vivendo così, che non dobbiamo temere perché il Signore provvede ai nostri bisogni. Non lo dobbiamo forzare noi, non lo dobbiamo noi attivare, sorge da sé. Quando tu leggi il Signore provvede ai miei bisogni. Signore provvede ai vostri bisogni. Lo leggi, lo pensi. Quando ti vuole venire la preoccupazione che ti mancherà qualcosa, quella parola si erge ed viene fuori l'espressione. Il Signore provvederà ai miei bisogni. Il Signore ha detto che provvederà a lui. È come dire, la parola diventa forte che dice al nostro essere: Stai tranquillo, ci penso io. Questo fenomeno non si trova in nessun'altra parte del mondo, dell'universo, perché questa è una caratteristica che viene fuori dalla parola di Dio. E Dio lo dice, dall'udire la parola nell'insieme. Noi ripetendola, meditandola, diventa nostra proprietà, cresce dentro di noi. Signore provvede ai miei bisogni. Quando cammini, pensi che forse hai bisogno di questo, di quello, di quello, tutto a un tratto senti il cuore che Assorbe da quella parola e dice Signore provvederà, Signore provvede ai miei bisogni, viene da sé. Non la dobbiamo ripetere come se fosse una cantilena, cresce da sola perché viene attivata dallo Spirito Santo, perché realmente lo Spirito Santo ha animato la parola nel cuore dello scrittore, perché la parola... E di Dio, essa parola diventa fede nella nostra vita. Come il seme del grano cresce e diventa grano, così la parola di Dio cresce e diventa fede. Col cuore si crede e con la bocca si fa confessione di fede quando è radicata noi già la proclamiamo ma non che la dobbiamo ripetere giusto per ripeterla no 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 cresce da sé dentro di noi col cuore si crede e con la bocca si fa confessione di fede col cuore crede che Dio mi il mio cuore crede che Dio mi provvede e la mia bocca lo testimonia col cuore si crede e con la bocca si fa conversione di fede. <ride> che bello. Beh, se noi non ci mettiamo niente nella nostra, nel nostro cuore, cosa ne viene fuori? Quello che abbiamo: rabbia, preoccupazioni, gelosie, tutte quelle cose. Leggiamolo insieme. Romani 10:9. Dice così? Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato. Guardiamo il verso 10. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione di fede per essere salvati. Che dice la scrittura? Guardiamo il verso 11. Difatti la scrittura dice chiunque crede in Lui non sarà deluso. Stop, senza troppe cerimonie, senza troppa amuina diremmo noi, senza troppo rumore, perché cresce la fede di Dio nel nostro cuore. Beh, prima che andiamo avanti vogliamo cantare un bel canto. 776 che dice, sei tu il Signore, e ci vogliamo avvicinare col cuore a Dio. Sei tu il Signore, che il mio cuore conquistò. Tu il Signore che ama l'alma mia ed ora che t'ho incontrato io non ti lascerò, non c'è un altro come te, sei tu il Signore, che il mio cuore è conquisto, sei tu il Signore. c'è un altro come te. Sei tu il Signore che il mio cuore conquistò, sei tu il Signore che ama l'anima mia ed ora che t'ho incontrato io non ti lascerò. Non c'è un Un altro te. Vogliamo insieme pregare il Signore, preghiamo insieme, così cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore, permettiamo allo Spirito Santo di penetrare nella nostra vita, lo invitiamo perché dia luce al nostro cuore. Eh? Lo invitiamo, lo adoriamo, lo benediciamo. Lo Spirito Santo è Dio sulla terra che sostituisce Gesù nel nostro cuore. È il vicario, l'altro che dice Gesù. Vi manderò un altro dello stesso, della stessa essenza. Attenzione perché si, la Chiesa romana crede che il vicario di Cristo è il Papa. Questa è una blasfemia, una bestemmia. Non c'è nessuno che può sostituire Gesù. Il vicario vuol dire al posto di. Ma questa cosa è una cosa che si poteva dire quando si parlava un'altra lingua e la gente non capiva. Ma come facciamo quando prendiamo la parola del Signore a pensare che il vicario di Cristo è Francesco? Ma fratelli miei, ma siamo fuori dal... Ma allora non conosciamo Gesù Cristo chi è? Se noi diciamo, fratello, se tu sei un cattolico e credi come ti è stato insegnato, che il Papa è il vicario di Gesù Cristo, ti posso dire in sincerità, non conosci chi è Gesù Cristo. Hai bisogno di fare ricerca nelle sacre scritture, perché se credi una cosa bestiale come questa, se credi una bestemmia come questa, il sostituto di Gesù Cristo è lo Spirito Santo. Gesù ha detto io vi mando un altro, ma te lo leggiamo, lo leggiamo insieme perché ci serve pure a noi. In, eh, leggiamo solo due versi, nel capitolo 14 di Giovanni nel verso 16 e poi leggiamo il verso 26, perché così rettifichiamo un poco queste credenze fatte così a, a forfè. Comunione, scomunicati, tutta roba che non serve a niente. Io pregherò il Padre, dice Gesù, ed egli vi darà un altro non Francesco, non della categoria umana, vi darò un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Verso 26: Ma il consolatore lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che è Dio, la terza persona della Trinità, che il Padre manderà. Alleluia. Vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Noi invochiamo lo Spirito Santo su di noi, perché lui è il consolatore e lui sostituisce Gesù nel tuo cuore e nel mio cuore. Gesù non viene personalmente come quando era sul pianeta Terra. Dio Padre in cielo, Gesù è alla destra di Dio, lo Spirito Santo è insieme con noi. Che bello. Dio fa le cose per ordine. La sua presenza, la terza persona della Trinità, che non è senza corpo, viene nel tuo corpo e nel mio corpo, agisce, influenza la nostra vita, il nostro essere. Il nostro Spirito lo attiva. Soffia dentro di noi e sentiamo la vita di Dio che è spirito dentro di noi. Invochiamolo con tutto il cuore, preghiamo il Signore. Signore, veniamo a te e con tutto il cuore, ti chiediamo, Signore, di mandarlo in mezzo a noi questa sera. Tu hai detto: Vi mando il Consolatore, noi vogliamo che tu fai presa diretta stasera e che influenzi la nostra mente e il nostro cuore, ora mentre siamo nella tua presenza, per darci la luce che abbiamo bisogno per comprendere quello che tu ci vuoi dire nella tua parola. E tutti insieme, Signore, Padre e Dio, ti ringraziamo per Gesù Cristo e grazie per lo Spirito Santo. Spirito Santo di Dio soffia su di noi in lungo e in largo, Influenza le nostre menti, i nostri cuori, prenditi il tutto di noi e pianifica la tua volontà nella nostra vita. Te lo chiediamo tutti insieme, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Questa sera vogliamo guardare il Vangelo secondo le scritture. Il Vangelo. I quattro Evangeli sono stati scritti dopo che Gesù ha completato tutto, perché lo Spirito Santo, dopo la risurrezione di Cristo, ha confermato a tutti i seguaci che, secondo le scritture, più di 300 profezie, guardandole, confluivano tutte sulla persona di Gesù Cristo. Gesù lo diceva prima, ma non tutti avevano capito. Però dopo, quando è venuto lo Spirito Santo nella loro vita, lo Spirito Santo li ha guidati, perché abbiamo già detto, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito Santo ha riportato alla mente tutto quello che Gesù aveva detto e poi si sono ricordati, perché lo Spirito Santo riporta in mente, allora gli venne in mente, così fa anche con te. Quando deve collegare nella vita alcune, alcuni eventi, alcuni fatti, ti riporta alla mente. Lo Spirito Santo al momento opportuno ti porta a galla quello che ti vuole dire. E così fa anche stasera. E se tu per capire se sei portato verso le cose spirituali, mentre ascolti già senti che avverti un certo senso di benessere. Ciò vuol dire che tu hai una chiamata speciale. Questi sono i sensori che lo Spirito Santo ti attira attira il tuo essere verso la parola di Dio. E questo è un segno che tu sei predisposto, hai un cuore predisposto per Dio. Devi tenerne conto perché non tutti ce l'hanno. Sei una persona scelta quando senti una persona scelta da Dio. Quando Gesù era sul pianeta Terra, di gente ce n'era tanta. Però Gesù giubilò nello spirito perché si stavano mettendo insieme con lui quelli che erano i Suoi chiamati. Venivano attirati come un risucchio che ci attira verso Dio. E questa poi la risposta la dobbiamo dare noi. Ora guardiamo il percorso di alcuni versi che poi hanno avuto l'adempimento in Gesù e per dimostrare che ciò che dicevano i profeti si è completato in Gesù Cristo. Il Vangelo secondo le scritture. Ora, leggiamo insieme in secondo Samuele, capitolo 7, verso 12. Guardiamo come il Signore, per lo Spirito Santo, ispirava i profeti per parlare del Messia che doveva venire. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza. Il figlio che sarà uscito da te è stabilito saldamente stabilirò saldamente il suo regno. Questa parola, questo verso parla di Gesù. Parliamo di mille anni prima che Gesù fosse nato. Guardiamo nel verso 14, 7, 14. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E se fa del male lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini. Mi sarà, io per lui sarò padre e mi sarà figlio. Tale espressione è direttamente riferita a Gesù, il Messia, mille anni prima. Giàché nel pensiero semitico si attribuivano al figlio le medesime caratteristiche paterne, la discendenza futura di Davide avrebbe assunto la medesima natura di Dio, la natura di Gesù Cristo, Dio incarnato, è l'argomento principe del Vangelo di Giovanni e poi tutto il Vangelo. Guardiamo nel verso 16, parliamo sempre mille anni prima della venuta di Gesù. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. La tua casa, il tuo regno, il tuo trono indica che queste tre condizioni si sono adempiute in Gesù. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, egli renderà sulla casa di Giacobbe regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine per sempre. Il concetto suggerito da questa espressione è un tempo indefinitivamente lungo oppure per tutta l'eternità. Questo è il senso. Ciò non significa che sarà ininterrotto, ma piuttosto che il risultato è garantito. Sarà il regno davidico di Cristo a portare a compimento la storia dell'umanità. Ora comprendi quando il cieco di Gerico diceva: Gesù, figlio di Davide, api pietà di me. Perché lui aveva sentito il Messia che cosa doveva fare. Quando udì parlare di Gesù, in cuor suo nacque la fede. Quando ho detto prima che la fede viene dall'udire la parola di Dio, la parola di Dio nelle sinagoghe veniva amministrata. Timeo, il figlio di Bartimeo, Bartimeo, figlio di Timeo, nella sinagoga aveva sentito che il Messia doveva fare potenti operazioni. La folla dimostrava che il figlio di Davide, il Messia, figlio vuol dire della progenie di Davide, perché erano passati mille anni, non era figlio come Salomone, giusto? La tua casa, il tempio, in questo verso parla della casa, la casa di Dio, la tua casa, che si riferisce al tempio. Gesù nel capitolo 2 di Giovanni, verso 19, quando... Volevano sapere leggiamolo insieme, Giovanni capitolo 2, verso 19, così comprendiamo meglio. Quando volevano un segno da Gesù, Gesù rispose loro: Distruggete questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere. Ora, Solo dopo la risurrezione i discepoli compresero che Gesù voleva dire distruggete il mio corpo, portatelo alla morte e come segno vedrete che in tre giorni io risusciterò. Leggiamo nel verso 22, perché lo beffavano dicendo... Ma Salomone ci ha messo 40 anni, tu in tre giorni lo rifai. Ma i discepoli, guardiamo lo Spirito Santo come ricorda le cose di Dio. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Che cosa fecero i discepoli? Presero la scrittura e quello che Gesù aveva detto, la scrittura era la parola, Gesù era la parola fatta carne, cioè l'espressione di Dio sulla terra che è la parola scritta e Gesù la parola è la stessa cosa, è il succo del pensiero di Dio. Perché nel verso 1, capitolo 1 verso 14 ci dice che Gesù ha abitato, ha tabernacolato, questa parola abitato vuol dire che Dio ha tabernacolato nel tabernacolo del corpo di Gesù, come stava nel tabernacolo nel deserto che camminava nell'arca, abitava, dimorava nell'arca. Lì dimorava nell'arca, mentre quando è venuto Gesù, Dio dimorava a tabernacolato. Il tabernacolo era Cristo stesso, come noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Mentre lui era divino, Dio, uomo, noi siamo contenitori, non diventiamo mai dei, ma abbiamo il divino dentro di noi. E la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, leggiamola insieme Matteo, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Che bello abitato 1:14 Prendi nota di questi versi perché poi ti aiutano a collegare le cose e vedi che quando preghi il Signore poi ti dà più conoscenza. Ha abitato. Questo verbo significa piantare un tabernacolo. Gesù è come se Dio Dio ha piantato il tabernacolo sul pianeta terra nel corpo di Gesù, nella capitale di Dio sul pianeta terra, Gerusalemme o Israele. O vivere in una tenda. Dio in Cristo viveva in una tenda sul pianeta terra. Il termine richiama alla mente il tabernacolo dell'Antico Testamento dove Dio incontrava Israele prima della costruzione del Tempio. Era chiamato, era chiamato la tenda di convegno oppure tabernacolo della testimonianza. Gesù Cristo era sulla terra la testimonianza di Dio. Ed era là che il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Così Gesù ha parlato con noi, faccia a faccia, con i suoi contemporanei. Gloria al Signore. Nel Nuovo Testamento Dio scelse di dimorare in mezzo al suo popolo in modo ben più personale, diventando egli stesso uomo, un uomo. Nell'Antico Testamento, quando il tabernacolo fu completato, la presenza di Dio, la scechina, la gloria di Dio, il peso della gloria di Dio, la presenza di Dio. La gloria è qualcosa di pesante, come l'oro pesante, e poi c'è il riflesso del sole nell'oro che emana i raggi. Così il peso della gloria di Dio dove si manifesta, la sua presenza emana i raggi che ne viene fuori il fuoco della gloria di Dio. Riempì l'intera struttura. Quando la parola divenne carne, la gloriosa presenza della deità si incarnò in lui ed era, leggiamo insieme, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Come Mosè contemplò la gloria di Dio e ne venne fuori che luccicava, così quando noi stiamo con il Signore, la gloria di Dio si manifesta nel nostro essere. Il peso della sua gloria diventa come qualcosa che ci tocca profondamente e ci, fa, ci dà quello spessore della sua presenza. La sua presenza porta raggi di luce che illuminano la nostra mente e il nostro cuore e di conseguenza quando noi lo glorifichiamo ampliamo la gloria di Dio nella nostra vita che fluisce attraverso di noi, che bello, grazie signore per queste belle cose. Ora passiamo in Isaia capitolo 11 verso 1. Allora, quando parlava Samuele era un contemporaneo di Davide, mentre quando parliamo di Isaia capitolo 11 verso 1, Parla lo stesso del figlio di Davide che deve venire, però sono passati più di 300 anni. Ciò vuol dire che non è il figlio naturale della progenie di Davide durante il periodo della vita di Davide, ma è della progenie di Davide. Dio non si ferma a Samuele mille anni avanti Cristo ma continua per dire, secondo le scritture, che deve venire il figlio di Davide. Leggiamo insieme cosa dice. Poi un ramo uscirà dal tronco di Sai, un rampollo spunterà dalle sue radici. Geremia e Isaia 11.1. Ora lo leggiamo insieme, guardiamo cosa ci dice. Tronco, radice: erano passate molte cattività e quasi tutto era andato, tutti gli israeliti erano andati in cattività fino al 586 a.C., ciò vuol dire che la dinastia di Davide. Era quasi restata a zero, non c'era più possibilità di riprendersi. Ma Dio dice, uscirà un dal tronco di Isai, un rampollo spunterà dalle sue radici. Cioè, è come quegli alberi, Israele era come quegli alberi secchi che dà l'impressione che non ne può venire niente fuori, e tutto a un tratto sale un piccolo rampollo che sembra quasi insignificante, invece, non è così. Sembrò che la dinastia davidica fosse decimata nella stessa misura dell'esercito assiro, una sostanziale differenza fra i due. Fu la vita che rimase nel tronco e nelle radici della stirpe davidica. Quella vita sarebbe manifestata nella nascita di un ramo, un rampollo, della discendenza di Isai. Isai era il padre di Davide. Isai era il padre di Davide, e dalla sua discendenza sarebbe venuto il. Messia. Poi c'è la genealogia che ci porta. Il ramo è un'immagine del Messia, un prolungamento di Dio, come l'albero attraverso un ramo si allunga, così Dio dal ceppo della divinità allunga il ramo e manda sul pianeta Terra il suo figlio dalla stirpe di Davide, secondo le promesse di Dio, secondo le scritture, questo vuol dire secondo le scritture, di essere il padre di Davide. Leggiamo il verso 2. Che cosa ci sarà che si distingue questo? questa persona speciale. Guardiamo quali sono le caratteristiche. Lo spirito del Signore riposerà su di lui, lo spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Come lo spirito del Signore scese su Davide allorché fu unto, allo stesso modo scenderà sul discendente di Davide, cioè Cristo che dominerà il mondo. Mentre Davide dominava nel popolo di Dio, Cristo domina sul popolo di Dio globale, universale. Lo Spirito del Signore su di lui, questo verso fa riferimento alle tre persone della Trinità padre, figlio e spirito santo che sono insieme, saggezza, intelligenza, consiglio e forza, conoscenza e timore, questi doni sono impartiti dallo spirito santo per guidare il messia in un governo giusto e sapiente. Essi vanno messi in relazione con i sette spiriti. Che possiamo trovare nell'Apocalisse, ma che non leggiamo. Ora, in questo verso che stiamo leggendo, che doveva nascere dal fi, dalla, dalla progenie di Davide, erano passati 313, 700, siamo, erano passati 300 anni. Perciò non si riferiva ad un figlio di Davide naturale, si riferiva al Messia che doveva arrivare. Ma non si ferma qui. Guardiamo come Dio sollecita il profeta Geremia, che è cento anni dopo del profeta Isaia, per far cadere, secondo le scritture, il confronto della venuta di suo figlio. Leggiamo insieme in Geremia capitolo 23, calcola che sono passati cento anni da dove abbiamo letto a dove stiamo per leggere. Ciò vuol dire che Cristo Gesù, confrontando questi versi, Adempiti nella persona di Gesù il suo ministero, la sua venuta sulla terra e secondo le scritture, secondo i profeti che avevano parlato da parte di Dio. Guardiamo Geremia come dice. Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide. Un cermoglio giusto, ma Davide ci mancava da 400 anni, non è Davide persona, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. 23.5. Germoglio, il Messia è raffigurato come un ramo dell'albero genealogico di Davide, destinato a regnare sul popolo di Dio, dove si ripete la medesima promessa. Ma Geremia con Isaia non si sono mai incontrati, perché erano passati cento anni. È lo Spirito di Dio che porta la parola profetica. Parliamo dal tempo di, Ger di Isaia, 713 d.C., mentre parliamo di Geremia nel 590 avanti Cristo. Leggiamo il verso 6, così ci chiarisce ora cosa ha fatto per noi il Signore Gesù. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà, si, sa, starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato Signore, nostra giustizia. La giustizia è menzionata tre volte in questi due versi. Il ministero pastorale del Messia è contrapposto a quello di dei falsi pastori. Giuda e Israele saranno riuniti, cioè in questo verso ci viene dichiarato il Signore e la nostra giustizia. Leggiamolo le ultime tre parole. Che vuol dire questo? che Gesù è la nostra giustizia. Quando i profeti parlano della discendenza di Davide, è il Messia, è Dio con noi, l'Emmanuele. Ora, quella sua obbedienza, il Signore è nostra giustizia, rende noi giusti. Guardiamo insieme, attenzione che questo è molto importante per la nostra salvezza. Leggiamo insieme nell'Epistola ai Romani nel capitolo 5 verso 19. Questo è importante per la nostra salvezza perché se noi abbiamo fede in quello che il Signore ha fatto per noi siamo salvati se no non siamo salvati, perché il Salvatore è solo uno, Gesù. Non è chi vai vai, no no, è l'unico nome sotto il cielo, dice la parola di Dio. Infatti come per la disubbidienza di un, di un solo uomo i molti siamo stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti, alleluia. Abbiamo letto insieme il Signore e la nostra giustizia. La venuta di Cristo sulla terra è venuto per cambiare. Come per Adamo che ha peccato siamo tutti peccatori, per Cristo siamo tutti giustificati quando crediamo in Lui. Questo non vuol dire che i peccatori possono continuare a peccare. Per quelli che ricevono la salvezza da Gesù Cristo, siamo salvati per la sua giustizia, perché nel momento che andiamo a Lui, è Lui che ci giustifica. Leggiamo il verso 18 per capire meglio. Egli è stato ubbidiente fino alla morte. Dunque come con una sola trasgressione la condanna si è estesa su tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini, perché Cristo Dio è diventato il Signore nostra giustizia, come leggiamo in Filippesi 2.18, che Egli ha pagato il prezzo sulla croce. Leggiamo Filippesi 2,18 che ci, ci dice che cosa ha fatto. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Lui non aveva peccato, si fece peccato per noi per riversare su noi la sua giustizia. Che bello. Questo è il, il Signore è diventato nostra giustizia, secondo le scritture. Con un solo atto di giustizia il Signore è la nostra giustizia, come abbiamo letto in Geremia 23:6, ve lo leggo io, non lo cercate. Dice nei suoi giorni Giuda sa, eh, il Suo nome sarà chiamato Signore nostra giustizia. Egli, giusto, è morto per gli ingiusti, noi, per dare a noi la sua giustizia ed è diventato il Signore nostra giustizia. Che bello. Questa è la fede che secondo le scritture noi quando. Crediamo in quello che dice la scrittura il Signore ci salva, cioè Cristo Dio è la nostra giustizia e si adempie per la fede quello che dice nell'epistola ai Romani poco prima di dove abbiamo letto nel capitolo 5 verso 1 che dice Romani 5:1 giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Fede, fede. Leggiamo il verso 2. Troviamo due volte fede, fede, mediante il quale abbiamo avuto anche per la fede Perciò bisogna credere nella, nelle sacre scritture. L'accesso a questa grazia nel quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Che cosa abbiamo in questi due versi? Fede nella giustizia di Cristo che ci viene data. Per la fede abbiamo l'accesso alla grazia che Egli ci offre, perché noi siamo salvati per grazia e non per opere. Come dice in Efesini capitolo 2 verso 8, leggiamolo insieme, affinché nessuno si glori, tutti pari, infatti è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, verso 9, perché Dio non vuole che noi ci gloriamo, in virtù, non in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. Perché tutti quelli che sono religiosi per le opere sono le persone più orgogliose che esistono? Perché pensano che se fanno digiuni, se fatto questo, se fanno quelli, sono superiori agli altri. E se guardi bene, tutte le persone più religiose sono quelle che hanno meno amore di tutti. Soffermati per un attimo: quelle persone che sono rigide che fanno i religiosi, sono le persone senza amore, sono pieni di orgoglio perché loro fanno tutto e che si salvano da soli, mentre il Signore ci salva per grazia in modo che nessuno si può vantare, leggiamo, non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, perché quando noi pensiamo di essere salvati per le nostre opere diventiamo orgogliosi, ci sentiamo superiori a tutti, come quel fariseo che era insieme al pubblicano, pubblicano era di seconda classe per dire quando si confrontava con i religiosi, ma realmente i farisei sono quelli che praticano strettamente la religione. E quando vanno a Dio si sentono quasi superiori a Dio, e poi non parliamo quando sono superiori agli altri, e sono orgogliosi. L'orgoglio è il peccato più grave che Dio non digerisce. Per l'orgoglio Lucifero, che era uno dei più belli angeli del cielo, per l'orgoglio Dio lo sbatte fuori insieme con tutti quelli che lo seguirono. Perciò l'orgoglio è di grande pericolo. Da fede a fede. Credere nel Vangelo. Ora, il Vangelo dà tanti insegnamenti, come camminare con il Signore. Però, abbiamo detto questa mattina, il succo di che cosa è il Vangelo che noi dobbiamo credere. E in quattro sono versi che si trovano in 1 Corinzi, capitolo 15, verso 1. Leggiamo insieme che cosa ci ricorda il Vangelo per chi ha ricevuto il Signore Gesù nella propria vita. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto nel quale state anche saldi, verso 2, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate, quale ve lo ha annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Guardiamo cosa dobbiamo credere. Leggiamo il verso 3. Credere che? Poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Ora, quando dice secondo le scritture, vuol dire che quando noi leggiamo le scritture, troviamo che il progetto di Dio per salvare noi si è adempito in nostro favore, secondo le scritture, Cristo è stato crocifisso per i nostri peccati, secondo le scritture. Se noi crediamo secondo le scritture, la fede nelle sacre scritture ci salvano. Leggiamo il verso 4. E fu seppellito. Gesù fu seppellito, lo aveva detto prima, che doveva stare tre giorni, come abbiamo letto. Demolite questo tempio, cioè il mio corpo, e io lo ristabilisco, lo ricostruisco in tre giorni. Che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Secondo le scritture, perché il Vangelo quando noi crediamo si accende la miccia del potere di Dio e porta la salvezza nel nostro cuore leggiamo insieme nell'epistola ai Romani nel capitolo 1 verso 16 Infatti io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Non dobbiamo fare, dobbiamo credere. Del Giudeo prima e poi del Greco, cioè racchiude tutti. Perché esso è la potenza di Dio. La parola italiana dinamite deriva da questo termine. Benché ad alcuni il messaggio possa sembrare folle, il Vangelo è efficace perché ha in sé la onnipotenza di Dio. Quando noi crediamo, Dio opera profondamente nel nostro cuore e ci salva. Il Vangelo è efficace perché ha in sé l'onnipotenza di Dio. Solamente la potenza di Dio può sconfiggere la nostra natura peccaminosa, donandoci una nuova vita rinnovata dallo Spirito Santo che entra in azione insieme con il momento che noi crediamo è come quando la benzina entra da una parte nella macchina l'aria entra da un'altra parte quando fanno combustione insieme nel carburatore partono i cilindri e parte la macchina con tutta la sua forza se scende solo la benzina non parte la macchina se scende solo l'aria, non parte la macchina. Se vanno insieme, il carburatore mette in moto tutta la macchina e parte. Quando noi crediamo in Dio, nel Vangelo, l'onnipotenza di Dio che ha permesso che il Vangelo ci raggiunge nel cuore, il della scintilla, della presenza dello Spirito Santo che soffia dentro di noi, come Dio soffiò in quell'opera d'arte che aveva fatto di Adamo nel giardino dell'Eden, questo soffio divino che è lo Spirito Santo nella nostra vita produce la salvezza nel nostro cuore e siamo salvati, produce la salvezza. Nella lettera ai Romani, questa parola chiave che significa sostanzialmente la salvezza, significa liberazione o soccorso, ricorre cinque volte, otto nella sua forma verbale. La potenza del Vangelo libera l'uomo dalla perdizione perché ci aggancia a Dio che è spirito. Apre la valvola del nostro cuore e inietta il potere divino per lo Spirito Santo nella nostra vita. Dalla proterva ignoranza spirituale, la, la potenza del Vangelo libera l'uomo dalla perdizione, ci libera dall'ira divina, dalla proterva ignoranza spirituale. Dall'accelerata condiscendenza verso Se Stessi, perché noi diciamo che va bene così, e questo ci libera il Signore, ci fa comprendere che non va bene così, e dalle tenebre della falsa religione, perché porta liberazione completa, Lo strappa da, ci strappa dal castigo finale dovuto al peccato, ossia, la separazione eterna da Dio e l'eterna punizione dell'inferno. Tutto questo si riceve per la semplice fede, quando noi crediamo nell'opera che Cristo ha fatto per noi. Questo verbo credere significa confidare, affidarsi e avere fiducia. Riferito alla salvezza, esso è solitamente coniugato al gerundio presente, cioè sta crescendo dentro di noi questa nuova vita spirituale a indicare che la fede non è semplicemente un episodio singolo, ma una condizione continua, è un processo di crescita spirituale che ci porta verso la santificazione e ci prepara per la vita eterna in cielo con il Signore. La vera fede salvifica è soprannaturale, non è nostra, è un dono di Dio. Abbiamo detto che siamo salvati per grazia. La fede salvifica non è nostra produzione, è Dio che entra in azione nella tua vita e ti salva. Un dono che, un dono che Dio, nella sua misericordia, suscita nel nostro cuore e ci fa sentire la gioia della salvezza di aver fatto pace con Dio ed è il solo mezzo mediante il quale è possibile ottenere la vera giustizia perché si riversa su di noi la giustizia di Cristo. Che bello! Grazie Signore! La giustizia di Dio. Leggiamo il verso 17. Esso è la giustizia di Dio. Cosa abbiamo detto prima? L'Eterno è la mia giustizia, il Signore è la mia giustizia. Gesù diventa la nostra giustizia, in il, eh, il Signore è la, è la nostra giustizia. Poiché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Come è scritto, il giusto vivrà per fede. Fede a fede si tratta di un'espressione analoga a quello che abbiamo letto nel verso precedente. Chiunque crede, come se Paolo intende distinguere e isolare la fede di ogni singolo credente, oppure intende affermare che la giustizia che viene da Dio è basata sul principi dal principio alla fine sulla sola fede. Non siamo salvati per opere, ma siamo salvati perché ci affidiamo a Dio e diciamo Signore, solo tu mi puoi salvare. E quando andiamo a Lui in questo modo, Egli ci salva. Vogliamo ringraziare insieme? Leggi la parola del Signore, vedrai che il Vangelo ti convince. Se non hai l'Evangelo, chiedicelo, te lo mandiamo. Se non hai la Bibbia, chiedicela. Però non restare all'oscuro: il Signore ti ama. Pure io ti voglio bene perché il Signore possa operare nella tua vita. Se tu senti che lo Spirito Santo ti attira mentre ascolti. Tu sei una persona che sei, come disse Gesù a quello: tu non sei lontano dal Regno dei Cieli. <ride> che vuol dire non sei lontano? È come essere su una mattonella, non sei lontano dall'altra mattonella, Bar basta un passo. Se tu sei attratto del va dal Vangelo. Se lo Spirito Santo ti attira nell'ascoltare la parola di Dio. Vuol dire che il Signore ti sta parlando. Sei tu che devi scegliere. Vuoi scegliere di accettare il Signore Gesù nella tua vita? Voglio pregare insieme con te. Prega insieme con me. Alza la tua mano, metti la tua mano sul cuore e di Signore Gesù. Dillo ad alta voce. Ti chiedo perdono di non avere fatto questo passo di fede fino a questo momento. Ti chiedo perdono per i miei peccati. Ti chiedo di lavarmi col tuo sangue. Riempimi di Spirito Santo. Metti il presidio dello Spirito tuo Santo nella mia vita, il sigillo dello Spirito Santo. E da questo momento, Signore, il mio cuore è tuo. Guidami. Voglio vivere e camminare insieme con te fino all'ultimo anito della mia vita. Grazie per la salvezza che mi hai procurato tu. E che questa sera io l'ho fatta diventare mia, perché ho creduto che tu sei morto per i miei peccati. Grazie, Signore. Amen. Dio ti benedica per questa decisione che hai fatto. Da questo momento segui le direttive che il Signore ti dà, leggi la Sua parola, prega il Signore e fai passi di ubbidienza vedrai come la tua vita cambia perché la gioia della salvezza che è soprannaturale e il dono di Dio comincia a svilupparsi nella tua vita prendi nota dove abbiamo letto vai a rileggerlo fai una foto sulla, sulla televisione prenditi questi versi valli a leggere con uno spirito di preghiera, vedrai come il Signore ti parla in un modo speciale. Secondo Samuele 7:14, secondo Samuele 7:16, Giovanni 2:19, Giovanni 2:22, Giovanni 1:14, Isaia 11:1 e 2, Geremia 23:5 e 6, Romani 5:19, Filippesi 2:8, Romani 5, 18. Romani 5, 1 e 2. Primo Corinzi 15, 1 e 2. Romani 1, 16 e 17. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina per il culto di adorazione alle dieci e mezza. Dio ti benedica, pace e possa benedirti, persevera nella fede, cerca Dio e vedrai come il Signore ti farà crescere nella fede, sentirai la gioia della salvezza su di te. La salvezza è un dono di Dio ed è un'azione soprannaturale che si sviluppa nella tua vita. Dio ti benedica, pace a domani mattina, Dio piacendo. Siamo in tempi che dobbiamo dire se Dio vuole, perché pare che ogni giorno succedono cose straordinarie, che è un anno apocalittico questo anno. Abbiamo solo cominciato. Tutte quelle cose che fanno paura nell'Apocalisse, li vediamo da oggi in poi, sempre più forti. Sempre più forti perché il ritorno del Signore Gesù Cristo è più vicino di quando noi pensiamo. Prepariamoci perché andremo con Lui. Gloria al Signore, pace, buonanotte, Dio ti benedica.